campione di Sanremo che vuole sapere di più del teatro di Malaffare. Questa sera alle 9:30 al teatro Giuditta Pasta, teatro di Malaffare. Uno spettacolo di amori, tradimenti, intrighi. Uno spettacolo della dottoressa. Spettacolo di muore. Molto importante. Uno spettacolo della dottoressa. Benvenuti a tutti amici, questa sera sulla nostra web TV preferita, Piero da Saronno, che ricordiamo è stata premiata nel 2009 come miglior web TV d'Italia. E questa sera ci troviamo appunto a Saronno, Piero da Saronno, è ovvio, al teatro Giuditta Pasta, e siamo qui con Enrico. Ciao Enrico, come stai? Ciao, piacere, sto bene. Siamo qua con uno spettacolo che si chiama Il Teatro di Malaffare. L'abbiamo portato qua come prima data di una mini tournée intorno a Milano. È uno spettacolo di cui siamo molto orgogliosi. È nato da un lavoro in Paolo Grassi, che è l'accademia che abbiamo fatto a Milano, e poi è stato preso in mano da noi ex allievi, oramai attori diplomati, per portarlo in giro e farci un po' conoscere all'esterno. È un lavoro appunto che è partito da noi, il testo è stato creato in improvvisazione anche grazie all'aiuto di una drammaturga, Laura Tassi, che salutiamo. E questi sono gli attori che hanno preso in mano la tournée per questo pezzo, di strada, e sono Graziano Sirressi, Chiara Leoncini, Giulia Settanni, Linda Caridi, Mattia Puzzi, Claudio Montella. Io invece sono Enrico Pittaluga, adesso ripasso la parola al relatore Graziano Sirressi. Bene, grazie Enrico. In realtà appunto volevo farti delle domande sullo spettacolo, ma credo che tutti abbiamo capito, è nato lì nella Paolo Grassi, all'interno del percorso che abbiamo affrontato, no? Del percorso didattico esattamente che abbiamo fatto con Michele Bottini, un percorso che era iniziato al primo anno con Mario Gonzales, un attore che ha lavorato con Ariane Mushkin nell'Age d'Or, che ci ha introdotto a questa magnifica arte che è appunto la commedia dell'arte. Posso? Sì, prego. Ti faccio una domanda, appunto voi portate in giro questo spettacolo che appunto parla di commedia dell'arte, ma che significa usare oggi questo linguaggio di commedia dell'arte nella società odierna, appunto? Come ci si relaziona col pubblico che è abituato appunto alla TV, a non uscire di casa? Non so, vogliamo fare un invito al pubblico a tornare un po' come era appunto nel Cinquecento, no? Sì. Dove immagino ci fossero delle piazze con questi attori, no? Perché è divertente pensarlo, anche farlo, su queste, come vogliamo chiamarle, zattere di legno che... Sì, sono, possiamo chiamare delle zattere di legno, una sorta di imbarcazione su cui appunto la compagnia di commedia dell'arte si imbarca per portare gli spettatori in un viaggio fatto di poco, fatto di niente, ma che funziona. È un linguaggio arcaico, se vogliamo. Anch'io all'inizio pensavo fosse poco interessante e desueto, ma in realtà facendolo e riadattandolo come abbiamo fatto noi si scopre che invece parla immediatamente allo stomaco delle persone, al pubblico, attraverso dei meccanismi che sono quelli della risata e del coinvolgimento emotivo più primordiale e bambino, se vogliamo. Quindi uno spettacolo che riesce a parlare sia ai piccoli che ai grandi e a far ridere tutti, e ancora oggi ha molto da dire, purché appunto si faccia lo sforzo magari di riadattarlo al contesto sociale contemporaneo. Quindi cambiando l'arlecchino in un servitore moderno, di cui siamo pieni, i padroni di oggi sono i pantaloni di una volta e tutto funziona ancora. Bene, Enrico, per concludere vogliamo invitare i nostri
web spettatori alle prossime date del nostro spettacolo? Sì, certamente. Allora, domani saremo a Crema al Festival del Teatro Art Shot, che si terrà nella piazza Trento e Trieste alle 21.30, mentre il 3 agosto saremo a Cinigiano in Toscana sul Monte Amiata. Se qualcuno passasse da quelle parti, oltre al vino buono, può vedere dello spettacolo buono. Bene, noi ringraziamo tanto Piero da Saronno che ci ha dato questa opportunità di farci vedere insomma sulla sua web TV e speriamo che insomma ci segua anche lui questa sera, magari vedendo lo spettacolo. Ci ha detto che non viene, però se ci viene a trovare appunto a Crema oppure a Cinigiano ci fa piacere, gli offriamo un bicchiere di vino, ecco, come Piero ti amo. Ecco, cioè, è venuto un Piero ti amo dalla folla che qui è. Grazie mille a tutti, grazie Enrico, grazie a voi, grazie, alla prossima, grazie.